qua, esatto, io lo porto giù forte con le braccia e lui torna in postura. Appena torna in postura, quello che devo fare è aprire la guardia, salire e mettere il braccio a terra. Perché? Perché mi serve per puntellare e per spingere la sua testa in quella direzione. In realtà io qua non lo spero mai, perché lui è più forte. Ma se io faccio questo scritto qua, lui cosa fa? Ecco, mette la mano a terra, che è quello che voglio che lui faccia. Appena mette la mano a terra, quello che faccio è la gamba dietro si aggancia e va direttamente nel triangolo, in questa posizione. Quindi vediamo come vado avanti. Quindi sto qui, lui mette le braccia, ok, quindi da qua. Ricordatevi sempre il concetto, se lui ha una forza di base, prima esco, controllo i gomiti, rompo e porto giù, esatto, salgo e gli faccio mettere la mano a terra. Appena metto la mano a terra, la gamba dietro si aggancia come un arpione qua dietro, che è come uno scorpione, da qua, quindi uno e lo tiro giù, in questa posizione. Adesso andiamo a analizzare. Quale sarà la sua prima difesa? Esatto, schiacciarmi. Come faccio a dire? Perché il triangolo ovviamente non è chiuso bene. Prima difesa, devo tenervi la testa bassa. Quando io tengo la testa bassa, per me è facile lavorare il triangolo, ok? Aggiustarmelo e finalizzare. Il problema è che lui non si fa prendere la testa, perché io appena lo schiaccio, ecco, lui alza il peso e mi comincia, esatto, a caricare. Allora da qua cosa faccio? Metto tutte e due le mani sulla coscia e comincia a dietreggiare con le spalle, vedete che lui scende. Appena scende, gli vado a riprendere la testa. Appena prende la testa, piede sul bacino o piede a terra, come volete voi. Esco e vado a prendere. Quando vado a fare questo tipo di presa, non abbiate paura, perché lui da qua non esce. Se lui prova a uscire, non esce, anche se non ho chiuso il triangolo, non esce. Ok? Quindi state tranquilli. Non capisco come faccio a non uscire. Non esce. Tant'è che qua c'è anche una finalizzazione, perché da qua, se io spingo giù questo corpo, già finalizzo qua. Si chiama schiacciapatate. Adesso hanno fatto i gnocchi che spingi qua, così è la stessa cosa, si chiama schiacciapatate. Quindi da qua, chiudo il triangolo e finalizzo. Ok? Bentornato, Stefano. Posso? Mi sono mancato. Ok, quindi sto qui. Sono nella guardia chiusa, ok? Prima cosa, rompere la postura, sempre, rompo la postura. Quindi entro, apro e porto giù. Ritorno, io salgo e spingo. Appena mette la mano a terra, guarda, uno, due. Adesso tengo la testa, bene, lavoro il triangolo. Mi carica su mano, esco. Vedete che lui si riabbassa perché io esco da qua. Se mi dà fastidio questa mano, ovviamente sbacino e porto da quest'altro lato. Esco, vado a chiudere il triangolo. Ginocchio, qua è come se spingo la mia gamba sulla sua testa. Tanti invece tirano direttamente la testa sul suo braccio, come volete, però a me mi dà l'impressione che è come se aumento la pressione della chiusura delle gambe. Quindi la gamba tua va bene. Sì, ora rivediamo. Quindi sto qui, quindi qua, appena lui va in postura, io mano a terra, salgo e faccio mettere la mano a terra. È chiaro, ragazzi, qua non lo rasto, eh? Cioè, infatti sembrano abbastanza. No, è solo io devo mettere la mano a terra, ok? Da qua, appena lui mette la mano a terra, continua a mantenere questo controllo, quindi faccio uno e due, chiudo sulla mano. Vedete, prima aggancio, vado indietro e poi questa gamba la porto sulla. Non lo chiuderò mai a un colpo, ma a me non mi interessa, io mi interessa arrivare in questa posizione. Allora, andiamo a vedere, c'è la mano sotto, spesso cade questo, quasi sempre cade questa cosa. Allora, prima, per portare il braccio, non è che faccio questo, perché lui capisce, non lo vorrà mai portare. Allora qua, do una bella sfalciata verso l'alto, lui come per magia faccio questo e poi faccio questo. Capito Laura? Queste cose su YouTube non le trovi, eh? Ottima risposta. Sbacino, porto il braccio, ok. Adesso mi fa prendere la testa, perfetto, vado a lavorare. Lui comincia a difendere, quindi mani sulla mia coscia e comincio a indietreggiare. Ecco, vedete che lo trascino. Porto giù e vado a lavorare il triangolo.
Ok? Come a Matteo, io per esempio dicevo, quando voglio aumentare la pressione, o chiudo sulla testa, oppure mi piace chiudere qua, sulla mia gamba, qua, qua, e aumento la pressione. Allora, quando giù prima da qua non è che si prende la caviglia con la mano? Sì, quando... perché dai... ma io non... sì, ma... allora, a parte che stai così lontano, già è un po' di pressione. Allora, vedi la forma anatomica del mio colpaccio? Guarda che bello. Guarda che cammino, guarda. Vedi la linea qua del suo collo, è qua schifoso, guarda. Si agganciati perfettamente, guarda. È natura. Sono quegli incastri, capito, magici? No, aspetta, mi piace così. Quindi quando io ho preso qui, e ho portato il braccio da quest'altro lato, gli faccio un schiacciapatate, quindi da qua faccio questo. Si chiama schiacciapatate. Però prima...